Salve ragazzi, ben ritornati con One Piece, l'episodio 752. Scusate, tolgo un attimo l'audio perché sto guardando l'episodio che mi metterò, non so, qui o qui, dipende dove ci sarà lo spazio per metterlo. Dunque, episodio 752, la ciurma arriva a Zou, l'isola di questo elefante che cammina sull'acqua. E di conseguenza la ciurma si separa da Bartolomeo. Questo è un episodio nel quale non ci sarà soltanto la ciurma di Cappello di Paglia o di Luffy, ma ci sarà da vedere parecchie cose. La prima cosa che si può vedere dopo l'arrivo della ciurma a Zou è il quartier generale dei ribelli, nel quale viene convocata una riunione da parte di tutti i ribelli, i capi ribelli, e quindi ci sarà questa riunione. Radunate subito tutti i leader dell'armata rivoluzionaria. Ci sarà questa riunione, chissà perché, non so il motivo. Nelle acque del Nuovo Mondo c'è la barca, subito dopo si vede la barca di Barba Nera, scusate, e chiama Barges e dice che è approdato nell'isola del quartiere generale dell'armata rivoluzionaria, quindi si dovrebbe prospettare probabilmente uno scontro tra i pirati di Barba Nera e l'armata rivoluzionaria. Il motivo non capisco perché si dovrebbero scontrare, ma ok. Barges naturalmente è stato sconfitto da Sabo sull'isola su Dressrosa, non mi ricordavo il nome, e quindi si vuole quasi vendicare. Va bene, ma c'è un altro particolare che voglio dirvi. C'è il figlio di Barba Bianca che viene incitato dalla madre a prendere il posto di Barba Bianca, più che altro non a prendere il posto, a prendere i suoi soldi. Questa madre, perché ho dei dubbi sul fatto che lei sia la vera madre di questo figlio di Barba Bianca, Barba Bianca Junior, il soprannome. E ha un'ex taglia di 480 milioni di berry, davvero tantissimi, e a lei interessa soltanto i soldi, i soldi. Poi Edward Weebly, non so come si pronunci, viene a sapere che Barbanera ha ucciso Barba Bianca, è stato uno degli artefici dell'uccisione, e dice che vuole vendicarsi, ma la madre dice di no, non ci si guadagna niente alla vendetta, vogliamo trovare i soldi che avrebbe dovuto lasciare Barba Bianca. Quindi vediamo questo Barba Bianca Junior molto scemo, molto scemo. Episodio che mi ha interessato, onestamente parlando, perché si capisce come. Vabbè, poi c'è una parte nell'episodio in cui c'è Buggy il clown che è entrato nella flotta dei sette, non si sa più nemmeno come cacchio sia entrato questo pollo che cammina. Vabbè, Buggy il clown delle mille monete, fa parte della flotta dei sette, ma vabbè, dettagli, dettagli. In quale dice che Irudin, credo si chiami così, il gigante mercenario, se n'è andato insieme agli altri quattro giganti mercenari per poter fare una flotta di giganti, dei pirati giganti. Verso la fine dell'episodio si vede che si separa definitivamente per il momento la ciurma dall'altra ciurma di Bartolomeo. E devo dire, stavo dicendo, un episodio interessante, che ci proietta in vari scenari, quello di Barba Bianca Junior che va a cercare di sconfiggere gli altri perché ha messo nel mirino Marco e tutta la ciurma, l'ex ciurma di Barba Bianca. Vediamo questo Barba Nera che probabilmente si accinge ad arrivare nell'isola, nel quartiere generale della Marina, e vediamo che Rubber scala questa isola di Zou per far riunire la ciurma di Law con Law stesso. Io sono molto interessato da questo episodio. Nel prossimo episodio si è visto dalle anticipazioni come diciamo stanno scalando questo elefante qua, però niente di così particolare dalle anticipazioni. Spero
Però si vedono dei personaggi interessanti più o meno. Va bene, grande avventura sulla schiena dell'elefante. Quindi, ragazzi, episodio che ci mette dei grilli in testa. Quindi io direi di rivederci in un prossimo video.